E dal Production Isole Sparse, Renato De Paoli, buonasera a tutti. Oggi 18 giugno 2013, martedì, Vicenza, 32 gradi. Partiremo raccontandovi qualche eco del web, dei social network. Per esempio, abbiamo il giornale che 3 ore fa ha pubblicato una foto del ragazzo Giuliano Del Nevo, genovese. Giovane genovese convertito all'Islam che sarebbe che è deceduto negli scontri in Siria tra i cosiddetti ribelli insurrezionali e le forze dell'ordine. L'avvenimento non sarebbe di grande importanza se questo ragazzo non fosse un genovese, quindi un italiano, dato che di queste morti ce ne sono più di una al giorno o anche di più. E la gente si interroga più che altro sul fatto del perché questo ragazzo si sia convertito all'Islam. E qualcuno lo compiange, qualcun altro dice poveretto, sentiamo Mauro Marchese, perché una persona non può trovare le risposte in altre religioni al fuori del cristianesimo? Oltretutto ricorda che l'Islam non è soltanto beduini e fondamentalisti. E quindi una grossa questione che un po' attanaglia, cioè prende tanti argomenti dalla religione all'immolarsi per un ideale che è un po' lontano per noi occidentali e quindi lascia un po' perplessi. Poi abbiamo la notizia dell'attentato alla scuola di Brindisi, che si è conclusa con l'ergastolo per vanteggiato, l'autore dell'attentato davanti alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi di circa un anno fa. Il giornale web online c'è appunto un'intervista di Giuliano Del Nevo. Poi c'è sempre il cavaliere che tiene la testa dei titoli, dove conferma di non essere nemico e l'Europa, quanto ho detto ieri, coincide con quel che Krugman e altri grandi economisti vanno sostenendo da tempo, ovvero o si allenta questa stretta all'Italia e forse alla Grecia e alla Spagna e quanti altri, o potrebbe essere l'occasione, il motivo per uscire dall'euro. Poi vediamo dopo oltre 70 anni cambia la vita degli oltre 30 milioni che abitano in condominio. Ecco come parlano della riforma del condominio, che è un argomento che tocca milioni di italiani, la gran parte. I regolamenti di condominio sono o le regole del condominio erano codificate nel codice civile anche dopo oltre 70 anni cambia la vita degli oltre 30 milioni di italiani che abitano in condominio. La riforma che entra in vigore a martedì 18 giugno, cioè oggi, imprime infatti una forte stretta a chi non paga le spese condominali.
e prevede sanzioni fino a 800 euro per chi non rispetta le regole del palazzo contenute nel regolamento di condominio. Un'altra novità normativa: cambiano anche le maggioranze in assemblea. Poi ci sono fondi per le ristrutturazioni, riscaldamento, parti comuni, stretta le deleghe assembleari, sanzioni, documenti sul web, i condomini possono decidere di creare un sito internet riservato ed ad accesso protetto in cui raccogliere tutti gli atti della vita condominiale e i rendiconti mensili affinché siano sempre consultabili. Vabbè, anche questo è un altro argomento che tocca tante persone. Poi, sempre sollecitati da il giornale, solo tre paesi della zona euro stanno bene, ma di questi tre, due, Lussemburgo e Malta, sono così piccoli da non fare quasi il testo. Ne resta uno solo, la Germania. Così, 6 ore fa il giornale. E questo è tutto dire. Perché dobbiamo continuare a pagare il carrozzone della TV di Stato quando si potrebbe privatizzare? Anche questa è un'altra interessante domanda che pone il giornale. Va bene. Per non essere più pesanti, ci fermiamo qua, ci dispiaciamo di non poter aver potuto collegarci con l'hangout di Google che celebrava il 10º anno. Comunque, a tutti buonasera e dal Production Isole Sparse, Renato De Paoli.